L'attualità di cui tutti parlano è su Perspective. Gerusalemme Est è stata messa sotto stretta sorveglianza, mentre la situazione degenera qui come in Cisgiordania. Il timore è che si arrivi ad una terza intifada. Il reportage della televisione Russia 24. La modalità degli attacchi in Israele ha portato a ribattezzare la situazione come intifada dei coltelli. Ci sono stati vari attacchi all'arma bianca contro militari dei posti di blocco, le forze dell'ordine e normali cittadini. Molti anche i feriti. Stamani a Gerusalemme Est abbiamo sentito dei tiri. È stato attaccato un autobus e gli assalitori volevano prendere degli ostaggi. I terroristi che hanno attaccato l'autobus sono venuti dal villaggio di Jabal al-Mukabara fino a Gerusalemme Est. Avevano pistole, si trovavano alla fermata dell'autobus e quando le porte si sono aperte sono saliti e hanno iniziato a sparare. Uno dei terroristi ha ferito il conducente con un coltello, un altro è salito da dietro e ha iniziato a sparare. Il tutto è durato un minuto e mezzo. Prendo sempre questo bus. Oggi ero in ritardo di qualche secondo. Il bus si è fermato subito dopo. Il conducente, che conosco, è uscito gridando terroristi. Io mi sono nascosto dietro la pensilina. Il terrorista è salito di nuovo sull'autobus e ha continuato a sparare. La polizia è arrivata due minuti dopo, riuscendo a neutralizzare i terroristi. Uno è stato ucciso, l'altro ferito. Hanno ucciso due persone e 15 sono state ferite. Molte sono gravi. In commissariato sono arrivate diverse chiamate. Nello stesso istante, infatti, aveva luogo un altro attacco. Un terrorista che lavorava in una compagnia di comunicazione con l'auto è andato contro un bus. Uscito dall'auto con un macete ha iniziato ad aggredire i passanti. Fortunatamente c'era un agente in borghese che gli ha sparato. Gli altri passanti l'hanno attaccato. Contemporaneamente si verificavano altri due attacchi a Ranana. Le autorità hanno autorizzato gli agenti a sparare nel caso vedano qualcuno di sospetto. В те же часы два теракта были совершены в израильском городе Раанана. Получившая разрешение стрелять на поражение, полиция пускает оружие в ход сразу, лишь злоумышленник берется за нож. I nostri poliziotti sono efficaci, uccidono i terroristi sul posto. Se un terrorista cerca di uccidere un poliziotto o un cittadino o cerca di fare del male, noi lo uccidiamo immediatamente. Пытается забрать жизнь или нанести ущерб жизни, здоровью полицейскому или солдату, ведется огонь на поражение. Queste sono immagini girate da una telecamera di sorveglianza alla vigilia degli attentati. Ci troviamo a Gerusalemme Est. Una pattuglia di agenti ha visto un uomo sospetto e ha deciso di perquisirlo. L'uomo ha impugnato un coltello e ha colpito un agente al petto. Questi aveva un giubbotto antiproiettile. Un secondo, gli agenti hanno bloccato l'uomo. Israele ha dispiegato 2.000 agenti in più. L'annuncio per i riservisti è apparso per la prima volta anche per chiamare i riservisti in polizia. La tensione non accenna a allentarsi. Questo giorno è stato ribattezzato dai palestinesi giorno della rivolta e hanno annunciato un giorno di protesta di tutti gli arabi. Si tratta di difendere la nostra religione, la moschea di Al-Aqsa, che gli israeliani vogliono toglierci. L'ondata di violenza è iniziata il 1 ottobre. Si parla ormai di terza intifada e alla base c'è lo stop dei negoziati tra palestinesi e israeliani. Le autorità israeliane continuano a costruire respingendo i tentativi di creare uno Stato. Violenza, sfiducia e paura sono come odio sul fuoco del terrore che brucia in tutti i territori palestinesi. Лишь подливают масло в костер террора, полыхающий уже по всей территории Израиля. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Израиль. Sul terreno il bilancio delle vittime aumenta e intanto le parti in conflitto si rimbalzano le responsabilità. Il reportage della Spagnola TV. Il presidente dell'autorità palestinese ha annunciato un appello alla calma di fronte all'escalation di violenza. Ha chiesto piuttosto una resistenza pacifica all'occupazione. Oscar Mijallo è un corrispondente in zone di guerra per la TVE.
È vero, il presidente palestinese non ha condannato in maniera esplicita la violenza, ma con queste parole ha voluto prendere le distanze dagli ultimi attacchi e accusa Israele di essere responsabile del deterioramento della situazione, di voler violare lo status quo di Gerusalemme come stabilito nel 1967 dopo la guerra dei sei giorni, che in grosso stabilisce che i musulmani preghino sulla spianata delle moschee e lascia agli ebrei il muro del pianto. I palestinesi accusano il governo israeliano di permettere ai coloni ebrei di pregare sulla spianata per appropriarsi dei loro luoghi santi. Il presidente palestinese ha quindi chiesto l'aiuto della comunità internazionale per proteggere luoghi santi e cittadini che ritiene siano oggetto di attacchi da parte israeliana. Nel mentre le violenze continuano con nuovi attacchi e feriti in Cisgiordania e a Gerusalemme. E mentre giornata di violenza in Cisgiordania con decine di feriti e in Gerusalemme con due nuovi attacchi. La polizia circonda la stazione degli autobus a Gerusalemme. Un palestinese ha appena pugnalato una donna israeliana e gli agenti l'hanno freddato. La polizia cerca i complici. Molte giovani sono accorse gridando terroristi. Ho visto quindi un uomo, un arabo che correva ed è stato abbattuto, dice un negoziante. A morte gli arabi, gridano giovani radicali. Un nuovo attacco messo in atto neppure 24 ore dopo che il premier Netanyahu ha approvato un pacchetto di misure speciali, come lo spiegamento di agenti per controllare i mezzi pubblici, per controllare l'uscita dei quartieri arabi di Gerusalemme Est e il sequestro dei beni delle proprietà degli assalitori. Il ministro della sicurezza interna di Israele ha anche proposto di non restituire i cadaveri degli assalitori per impedire che i funerali si trasformino in apologia del terrorismo. E nei territori occupati gli scontri continuano, soprattutto a Betlemme e a Hebron, dove si sono registrati decine di feriti. Rompe tutti gli schemi il movimento di questi giovani palestinesi che, agli ordini di nessuno, con il passaparola dei social media, sono ormai convinti di avere un ruolo da giocare per difendere i luoghi santi. La televisione svizzera romanda. Isaac aveva 16 anni, studiava meccanica e viveva tranquillamente in questa casa alle periferie di Ramallah. Sabato ha preso un coltello e ha cercato di assassinare due ebrei ortodossi di Gerusalemme. È stato ucciso dalla polizia. Non faceva mai storie, era un ragazzo tranquillo, non l'ho mai incoraggiato a fare questo tipo di cose, ma tutti i giorni gli ebrei vanno sulla spianata della moschea di Al-Aqsa perché ci provocano e poi vedete cosa accade, non mi auguravo certo questo per mio figlio. Il padre non riesce a spiegarsi il gesto del figlio, ma per i suoi amici Isaac è un eroe. Mi ha sorpreso un gesto così coraggioso da parte sua. Ci incitava a pregare, ad andare alla moschea con lui, ci dava informazioni e parlava sempre della moschea di Al-Aqsa, ci diceva che era il cuore della lotta del popolo palestinese. Questi giovani non hanno bisogno di una guida spirituale o militare, forgiano le proprie idee su social media e i siti di informazione, seguono il conflitto minuto per minuto, gettano un occhio anche ai siti di propaganda. Isaac forse ha visitato questo, dove si incitano i palestinesi a pugnalare gli ebrei. I giovani danno molta importanza ai luoghi santi, secondo loro minacciati dagli ebrei, sono pronti a difenderli in tutti i modi. Di fronte a questi giovani, senza una reale organizzazione alle spalle, Israele è disarmato.